Immersa nel verde della campagna istriana, con la terra rossa che fa da sfondo tra Parenzo e Cittanova, a poche centinaia di metri dal mare della baia di Santa Marina, c'è un'oasi incontaminata, tra la natura con gli olivi e i vigneti che fanno da felice contorno. In questo contesto naturale di flora ma anche di fauna, sta muovendo i primi passi una nuova azienda agricola a conduzione familiare, con un agriturismo che viene gestito da Stelio Stojnić con la moglie Miriana. Si tratta di un nuovo punto d'incontro per mangiare sano e soprattutto per assaporare la gastronomia istriana, quella familiare, fatta in casa, dove i prodotti sono tutti dell'azienda agricola che da alcuni anni Stelio conduce con impegno e profitto. Dalla viva voce di Stelio, ideatore di questo progetto innovativo, sentiamo qual è il futuro di questo luogo chiamato Luschi. Cosa nascerà qui, Stelio? E qui si prepara per nascere un tipo di agriturismo, dato che questa azienda agricola familiare. Il concetto di agriturismo qual è qua, hai visto? Sì, da ospitare, per fare da mangiare alla gente che sono appassionati nella natura, nella caccia. Un'azienda agricola familiare immersa tra la natura per poter mangiare cose sane e genuine, ma anche per dormire in futuro. Intanto Stelio, con l'ausilio della moglie Miriana, con lo scopo di farci apprezzare alcune specialità istriane fatte in casa, ci ha fatto gustare della pancetta con ombolo e cetrioli, poi ci ha portato in tavola gli sbirici, pasta rigorosamente fatta a mano, da Miriana, ovvero gli gnocchi dello zingaro, così come sono anche chiamati. Proseguendo con il menù prettamente caserecce, ci è stato servito da contorno cappucci con cotechino annaffiati dal vino nero terrano prodotto dai suoi vigneti, così come pure l'olio d'oliva d'extravergine. Si tratta di prodotti che provengono dalla sua azienda, dove non mancano gli agnelli, i vitelli, ma anche il pollame, come tacchini e galli ruspanti, che poi sono gli ingredienti che fanno parte del menù quotidiano che la cucina di casa, Stelio e Miriana, sanno offrire a coloro che vogliono stare tranquilli in campagna, al contatto con l'aria pura, magari davanti a un caminetto con il fuoco acceso, per godersi un momento di relax mangiando a pochi passi dal mare. Un luogo ideale anche per gli appassionati della natura e, perché no, anche per gli amanti della caccia. Ma cosa proponete in questo agriturismo? Facciamo tutte le cose naturali di casa, con tutta la carne che la prepariamo da soli, le verdure che facciamo da soli, l'olio, vini, tutto produzione propria. Parliamo di carne, ma anche di prodotti di casa e dell'orto. Sì, delle verdure, dell'olio, dei vini, carne, vitelli, agnello, le galline, le tacchinelle. Abbiamo visto preparare gli sbirici, ma come vengono fatti? Sì, questa è una pasta particolare fatta in casa, sarebbe un tipo gnocchetti, però fatti con la farina e con l'acqua bollente. Nella nostra zona, diciamo così, anche per scherzare, un po' il gnocco del zingaro, perché è una pasta non tanto ricca, però saporita. Ma perché viene chiamato Luschi questa località? Non so, questo qua è di antichità, dei miei bisnonni, nonni che chiamavano così, è sempre rimasto la zona Luschi. Anche per individuare le zone, che era sempre anche un'intenzione di mio nonno e di mio padre di fare qui una tenuta, però non sono riusciti, stavo facendo io. Ma Luschi dove si trova? Si trova in una zona, metà strada tra Parenzo e Cittanova, per il comune di Tore, Tar, che sarebbe la frazione Abrega, in circa 300 metri via del mare. È una zona incontaminata in mezzo alla natura. Ma in futuro cosa ci sarà qui? In futuro ci saranno qui ancora dei appartamentini e in piano 10 camere con un appartamento anche per noi. Mangiare e dormire. Questo è il numero telefonico per contattare l'azienda agricola di Stelio ad Apri. 00385 912020536. Agriturismo da Stelio ad Aprica. Buon appetito dall'agriturismo di Stelio di Aprica in comune di Torre.